La nomina di Janet Yellen, prima donna presidente della Federal Reserve ed ora prima donna alla carica di segretario al Tesoro statunitense, fa volare la borsa americana. Dopo aver presentato la sua squadra di governo, Joe Biden rilascia la prima intervista televisiva da presidente eletto alla NBC. Il mio non sarà un terzo mandato Obama e assicura che la sua amministrazione rappresenterà un momento di rottura e di cambiamento radicale con i 4 anni di Trump alla Casa Bianca, ma sarà anche una svolta rispetto agli 8 passati da vicepresidente accanto al suo amico Barack. Oggi gli Stati Uniti affrontano un mondo totalmente differente, spiega, riferendosi alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Poi nel sottolineare come l'America First abbia significato un'America isolata dal mondo, Biden afferma di non essere contrario alla nomina di un repubblicano nel suo governo per unire il paese e che non userà il Dipartimento di Giustizia per indagare Trump. La transizione è iniziata dopo che la Casa Bianca ha dato il via libera all'accesso del presidente eletto ai briefing quotidiani, da quelli sulla sicurezza a quelli sull'emergenza Covid. Intanto Trump, che ancora non concede la vittoria, grazie al tacchino del ringraziamento e sarebbe pronto a graziare il suo amico ed ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn, coinvolto nel Russiagate.